siamo di nuovo qua con Gloria Peritore, che è stata gentilissima, mi ha ospitato per una mattinata intera con tanta pazienza. E grazie Gloria e grazie Paolo al Combat Lab di Firenze. Un piacere. E allora Gloria, come va? Cosa ci puoi dire di bello ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori? No, va molto bene. Dopo l'ultimo match ho iniziato subito a allenarmi, a conquistare nuovi obiettivi, nuovi traguardi. Bene Gloria, oggi è venerdì e domani sappiamo che c'è l'ultima puntata di Donne in Guardia. Sì, e cosa ci puoi dire di questa iniziativa? Com'è andata? Come sta andando? Allora, è andata molto molto bene, io e Paolo siamo veramente contenti del successo che ha avuto questa iniziativa. Diciamo, per noi è stato inizialmente un esperimento perché appunto era il primo, no, era, scusate, il secondo anno l'anno scorso, sì, ricordo, sì. Però diciamo quest'anno è stato molto più strutturato, siamo riusciti ad andare in diversi palazzetti, sempre con il supporto del Comune di Firenze, ma soprattutto siamo riusciti a entrare anche nelle aziende, quindi nelle scuole. È stato un progetto molto mirato e abbiamo avuto dei feedback veramente positivi sia dalle ragazze, comunque da donne di tutte le età, quindi il progetto funziona ed era quello che ci interessava. Anche nelle scuole, quindi? Soprattutto nelle scuole, perché sappiamo che l'età adolescenziale poi è abbastanza... Scuole superiori, quindi per fascia di età. Sì, perché Donne in Guardia, come ho già detto nelle precedenti interviste, oltre diciamo, a curare l'aspetto della difesa personale, ci concentriamo molto di più su quelli che sono gli aspetti mentali in realtà, quindi la violenza anche psicologica, comunque il messaggio che cerchiamo di trasmettere è appunto quella fondata sul coraggio, no? Il coraggio di denunciare, di farsi valere, di costruire questa consapevolezza di sé che ci può aiutare in tutte le fasi della nostra vita. Esatto, in tutte le fasi. E il nostro sport appunto è può essere una bella metafora, una bella metafora anche per Quindi avete avuto molta partecipazione? Molta partecipazione, sì, ci sono stati incontri, siamo stati in diverse aziende con più di 100 donne, per noi è stato... Poi la cosa bella di Donne in Guardia, che non è il classico seminario, il monologo, cioè la cosa bella è che anche noi abbiamo imparato dalle altre persone, c'è stata moltissima interazione, quindi è stato veramente un progetto condiviso e penso che non ci sia cosa più bella di questo. Certo. Nel senso ci sono eventi anche un pochino simbolici, no? Infatti ce n'è. Monodirezionale. Invece qui abbiamo lavorato molto insieme. Sì. Abbiamo avuto anche i collaboratori del Combat Lab, Giada in particolare, che è una ragazza che combatte e quindi in quanto donna c'è stata anche lei a darci una mano, Federica, cioè c'è stata anche partecipazione a 360 gradi, quindi penso sia bellissimo. Vogliamo ricordare l'incontro di domani, dove vi vedete, allora, chi può, può venire? Possono venire tutte le donne di tutte le età. Tutte le donne di tutte le età. L'evento è totalmente anche gratuito, assolutamente sì, anche i mariti. Ci saremo io e il mio maestro Paolo Morelli, come sempre, qui al Combat Lab di Firenze, in via Mortoli. Sì. Poi troverete tutte le informazioni ovviamente sulla nostra pagina Facebook. Ed è l'ultimo appuntamento... Sicuramente solo nell'anno, quindi spero che ripartiremo presto anche l'anno prossimo, però appunto questo lo facciamo in casa, sarà l'ultimo evento anche per salutarci, quindi vi aspettiamo numerosi. Ok, ci sono altre cose in porto, visto che come dicevamo prima avevi gli obiettivi, vuoi dirci qualcosa, qualche altro progetto? In realtà questo 2019 per me sta cominciando... molto in attività, nel senso sono riuscita a fissare diversi stage in giro per l'Italia, quindi sarò a Napoli settimana prossima, poi ho diversi progetti su Roma, anche per quanto riguarda l'aspetto del mental coaching, farò parte di diversi convegni organizzati, poi via via vi informerò sui vari appuntamenti, comunque mi sposterò tanto anche l'anno prossimo, quindi sono contenta. Ti hai informata allora? Sì, vi tengo informati. Grazie per supportarmi sempre, per supportare me, il mio maestro grazie a voi. E anche arti marziali in generale, soprattutto alle donne. Quindi.